Si è concluso ieri il processo in secondo grado di giudizio con imputato condannato all'ergastolo, oggi 54enne Jezim Allah, assassino reo confesso della moglie Dorina, uccisa a colpi di martello dopo averla picchiata nella loro abitazione di Pove del Grappa. In casa quel giorno di 2 anni fa, era l'aprile del 2021, c'erano i due figli della coppia di 13 e 9 anni, una femmina e un maschio. La pena è stata ridotta a 24 anni, mentre i due minori rimasti senza la madre sono state assegnate provvisionali di 100.000 euro ciascuno. La sentenza recente segue al dibattimento avvenuto in corte d'appello celebrato al Tribunale di Venezia. Per l'uomo, muratore di origini albanesi che vive in Italia da oltre 30 anni con la moglie e con nazionale, non ci sarà il carcere a vita, come invece chiedeva il pubblico ministero, dopo la riformulazione della pena che l'uomo dovrà scontare in cella rispetto al pronunciamento in primo grado dello scorso dicembre 2022. Riconosciute in larga parte delle attenuanti generiche sostenute dai legali difensivi, incensurato, senza precedenti di alcun tipo, reo confesso, all'imputato è stato riconosciuto uno sconto sulla futura detenzione. Inoltre gli è stata revocata la decadenza della potestà genitoriale, invece sancita in primo grado. Il cruento delitto, un femminicidio che salì alla ribalta mediatica, si consumò nell'alloggio della famiglia Pove del Grappa. Era il 18 aprile di 2 anni fa. Dorina Allah si era rivolta ad uno sportello comunale per le vittime di violenze familiari e ai carabinieri, raccontando i timori legati ai comportamenti del marito solo poche settimane prima di morire, colpita al corpo e al capo da 12 martellate inferte in cucina, mentre i figli si erano rifugiati in camera alle grida dei genitori. Aveva paura dell'uomo in quei giorni, ma questo non è bastato per arrivare al punto di denunciarlo.